Buonasera, benvenuti al Maracanà, siamo qui con il Real Madrid, ancora una volta vittoriosa da una sfida con il Milan, una sfida però abbastanza ostica, più di quello del dovuto forse, una squadra che comunque è rimaneggiata come al solito in queste partite finali con Don Giovanni Napolitano, il presidente infortunato che comunque è sceso in campo, il portiere Cavaggione che gioca in mezzo, invece Carlo Barone che gioca in porta, ormai uno fisso al trofeo Cech. Però ancora una volta abbiamo portato i punti a casa. Questa Roma ha perso solo due partite con le capoliste. No, le capoliste stanno dimostrando di essere molto più forti, anche se sono stati sempre gli episodi a decidere. E noi anche oggi, una volta di nuovo in cinque, contati, con me in porta per l'ennesima volta. Però con un buon bel Raffaele che ormai sta diventando uno specialista sui calci piazzati e li stanno sempre lui. Questo Milan, dicevi, vi ha messo parecchie difficoltà, non ve l'aspettavate forse da una squadra di mezza classifica, forse andrà a fare l'Europa League mentre voi siete al terzo posto? No, a dire la verità non ce l'aspettavamo, hanno giocato al massimo, con tanto agonismo, quindi infatti siamo andati di nuovo sotto per 1-0, come il nostro solito. Una squadra over 30 questo Milan. Over 30, ci hanno messo molte difficoltà perché proprio entravano decisi su ogni palla, e non si risparmiavano niente. Ora noi siamo partiti sempre come al solito al di sotto delle nostre capacità e poi per fortuna però la strada è stata quella giusta per la vittoria. Come detto tu, uno specialista dei calci piazzati, Allocca ci sta deliziando in queste partite con delle perle, sta segnando dappertutto, ancora una volta viene in campo, prima ci diceva che non ha più parole da spendere però perché lo chiamavamo sempre all'intervista. Un'altra parola, questo Real Madrid deve molto anche ad Allocca quest'anno, un bomber ritrovato forse. No, i complimenti vanno fatti sempre al gruppo, siamo un bel gruppo, ci divertiamo, siamo tutti amici, va bene così, ci divertiamo e giochiamo bene. Purtroppo, come diceva Carlo, un sacco di infortuni, quindi veniamo sempre in cinque, Carlo a porta, il portiere in mezzo, va bene così, siamo finiti. Lei c'è sempre, a differenza degli altri anni, che
in cui mancava in alcune partite, quest'anno invece è sempre venuto, mi sembra, su qualche piccola direzione. Qualche volta sono mancato, sono i problemi fisici che ci fermano, siamo sempre infortunati purtroppo. Nonostante i problemi fisici e gli infortuni, questo Real continua a volare, terzo posto forse mai così in alto al trofeo Czech, sicuramente Champions dirà la sua, come ha fatto anche in campionato, vero? Certamente, infatti stiamo aspettando proprio la Champions per dimostrare che alla fine questo campionato era la nostra portata. Prendere il secondo posto, secondo lei, Atletico Madrid è vicino forse il campionato ormai andato? No, per il campionato penso ormai sia andato, il Napoli è assolutamente in testa, l'Atletico, a meno che l'Atletico non faccia dei passi falsi, quando due o tre partite, quindi non penso... Tre partite, quindi controlliamo il terzo posto per il Real Madrid, poi ci vedremo in Champions, se vedremo. Sicuramente. Salutiamo il Real Madrid, che ha detto parole a Raffaele Loppa. Alla prossima. Ciao. Con Nicola Cutolo del Manchester City, un altro migliore in campo per questo giocatore che alla prima apparizione al trofeo Jack sta facendo scalpore, nonostante l'età, scusami Nicola se mi permetto, sono 40? 39, quasi vicino ai 40, comunque sa, non se la lotta con tutti, anche con i più giovani, stasera contro il Borussia Dortmund che è stato campione l'anno scorso, non ha potuto l'affrontata a testa alta, 3-3 alla fine, forse è un pareggio che... 4-4, pareggio che gli sta anche stretto alla fine. No, vabbè, comunque loro hanno un'ottima squadra, ci ha fatto fuori tantissimo, io non ce la faccio più con lui, quindi per me è stato quasi esagerato. Sì. Però vabbè, ce la siamo trovati, va. Lo sai, io gioco sempre per vincere, anche se sono un po' vecchietto. Anche perché in Czech Cup ha eliminato proprio il Borussia Dortmund, se non sbaglio, permettendogli di andare in semifinale. Quindi già una volta avete battuto. Sì, vabbè, è sempre una partita durissima, anche l'altra, comunque ci siamo divertiti, è bello giocare con queste squadre così forti, gli altri non mi diverto. Che giocatore Cutolo! Con i suoi 40 anni. 39 per la precisione, come dicevamo. Quindi dicevamo, questo Manchester City, prima apparizione del trofeo Jack, sempre lì tra le grandi, quarto quinto posto,
il campionato è nato, Champions League, siamo pronti per fare una bella figura, forse vincere, come hai detto prima, sei sempre qui per vincere. Voglio essere ripetitivo, io gioco sempre per vincere, poi una volta si vince, una volta si pareggia, come stasera, quindi... La qualificazione non è compromessa, siete quasi sicuramente qualificati nelle prime sei, dovete vincere forse con un'altra partita, quindi in bocca al lupo per la Champions, per la fase finale. Salutiamo Manchester City con Nicola Contro, grazie.